Come ribadito più volte, è bene dividere l'applicazione React in più componenti, ognuno di essi con uno specifico compito più o meno importante. Lo stesso vale anche per la gestione delle chiamate ad un endpoint, quindi per la gestione asincrona dell'app, quindi la comunicazione con il server. Per cui in React, così come avviene in Angular, è buona norma definire un service che gestisca tale compito. Quindi, aprite l'IDE e all'interno della cartella source andate a crearvi una cartella chiamandola service. E all'interno di questa createvi un file chiamandolo hero service, facciamolo camel case, quindi di estensione JS. Ok, andiamo a chiudere un po' di finestre. Allora, dicevo che il service mi gestirà la chiamata asincrona, per cui il collegamento con l'endpoint, per cui importiamoci Axios all'interno del service. Non me lo importa automaticamente, per cui import, oppure facciamo così che si fa prima, copia e incolla. Ctrl C e incollate. Ora andiamo a definire una costante che sarà l'URL del nostro backend. Ok, ora andiamo a definire i vari metodi. Innanzitutto quindi lettura, facciamolo ordinato per benino, quindi const get all non ha nessun parametro in ingresso, quindi return, quindi axios con il metodo get, gli passiamo la URL dell'endpoint, quindi ba Base URL. Quindi andiamo a definire anche gli altri metodi di aggiunta. Quindi const create, ripassiamo il nuovo oggetto. Quindi return axios, stavolta sarà post, gli passiamo oltre alla URL, ctrl C, quindi anche il nuovo oggetto che sarà new object. Quindi andiamo a fare la modifica. Quindi
const update e qui oltre a passargli quindi il nuovo oggetto gli passeremo anche l'ID dell'eroe che si intende modificare, quindi new object. Andiamo a fare un copia e incolla, CTRL C, CTRL V, qui non sarà post ma sarà put, quindi andiamo a cancellare questo e andiamo a mettere Besurl gli passeremo anche l'ID ed il nuovo oggetto. Quindi anche questa deve essere importata, per cui definiamolo come export default, gli passeremo quindi i metodi getAll, che sarà uguale a getAll, quindi create update update. Allora, nella versione S6 di JavaScript, quindi da ECMAScript 6 in poi, quando le chiavi valori in un oggetto o un array corrispondono, si può semplicemente omettere quindi la chiave e definirle semplicemente così. Ok, quindi ora andiamo ad apportare le modifiche al componente app. Ma prima di vedere il componente app, quindi cosa ho fatto? Quindi il modulo restituisce quindi un oggetto che ha tre funzioni, getAll, create, update, come proprietà che gestiscono gli eroi. Quindi le funzioni restituiscono direttamente le promise restituite dai metodi Axios. Quindi aprite il componente app. Innanzitutto andiamo ad importare il service, quindi hero service, eccolo qua. E ora possiamo utilizzare i metodi del service direttamente mediante la variabile importata hero service, come vi farò vedere fra un po'. Quindi andiamo a modificare innanzitutto il primo metodo, quindi useEffect. Dove posso levare quindi questo Axios, togliere questo e andare a utilizzare direttamente il metodo del service, per cui qui andrò a inserire hero service, quindi punto il metodo del service getAll. Questo non ha argomenti, quindi parametri in ingresso, andiamo a levare questo console log che non ci interessa più, andiamo a salvare
Ed andiamo a provare se effettivamente ci legge ancora la lista. Qui c'è un errore. La linea 5, andiamo a vedere. In effetti questo non l'avevo cancellato. Ok. Quindi riaprite il browser. E in effetti mi legge ancora la lista, quindi diciamo che il metodo sta funzionando. Ora andiamo a modificare anche gli altri metodi. Quindi facciamo un po' di spazio. Andiamo a modificare prima l'add hero. Quindi questo Axios lo possiamo togliere. Quindi hero service.post scusate non post ma create, il metodo del service create, qui gli passerò hero object. Quindi salviamo e andiamo a vedere se mi aggiunge l'eroe, quindi se funziona. Quindi andiamo a mettere Daredevil, add, e mi sta funzionando. Ora andiamo a modificare il metodo di modifica, quindi update. Qui andiamo a togliere di Axios hero service punto update, quindi gli passo l'id e quindi questo changed hero. Il resto rimane così com'è. Quindi salviamo e andiamo a vedere se mi modifica l'eroe, quindi se me lo aggiunge. Refresciamo. Quindi Hulk ad important, va bene. Quindi show important c'è anche Hulk. Quindi mi sta funzionando anche il metodo update. Bene, ora in questo momento il componente app quindi riceve in ingresso un oggetto il quale contiene la risposta dalla richiesta HTTP. Però sarebbe il caso di migliorare il codice in quanto sarebbe opportuno lasciare tale compito al service. Per cui aprite il file, quindi il file hero service.js e modifichiamo qualche riga. Quindi partiamo dalla getAll e andiamo a fare. Innanzitutto andiamo a definire una costante di appoggio, quindi const request che è uguale a, quindi a questo, e mi ritorna quindi request.ten, quindi response. Response data. Ok. Andiamo a fare anche lo stesso con il create. Quindi copiamo questo. Ctrl C. Qui sarà oltre a Bezur, l'abbiamo detto new object. Ctrl C.
quindi molto semplice lineare, la modifica sarà questo, quindi Ctrl C, quindi const request è uguale, e qui Ctrl C, Ctrl D. Bene, in questa maniera abbiamo assegnato la promise direttamente alla request e chiamiamo il metodo ten, a differenza di prima in cui questa veniva restituita direttamente mediante Axios, quindi è più corretta e lineare. E ora andiamo a modificare il metodo app, quindi partendo dal use effect. Quindi get all rimane così, quindi andiamo a mettere un'altra proprietà, inizial, sì, chiamiamolo così, iniziale eros, quindi set eros come iniziale eros. Ok, quindi anche il toggle importance off, quindi andiamo a modificare il then, mettiamo maiuscolo, qui non è response data ma return hero, quindi anche l'add metodo add hero non sarà più con la response ma sarà con return hero. Salviamo e andiamo a provare. Abbiamo sbagliato qualcosa alla linea 11. L'errore nel service, quando ho aggiunto la costante request all'esterno del metodo, scusate. Ok, proviamo ora. Aggiunto due volte, scusate. Ok, vediamo se funziona tutto. Andiamo ad aggiungere Wonder Woman, c'è qualcosa che non va. L'errore sta nell'hero service, nel metodo create, in quanto non va get ma va post, perché ho fatto copia e incolla del metodo get, scusate. Quindi ora andiamo a refreshare, andiamo a riprovare. Vedete Wonder Woman. Ora di default Wonder Woman è false. Qui refresciamo. Wonder Woman important false. Andiamo ad aggiungere Wonder Woman fra i supereroi importanti, quindi important false. Ora refresciamo. True. Bene. Ora nella prossima lezione andiamo ad aggiungere anche il metodo delete per dare la possibilità agli utenti di cancellare un eroe dalla lista.